Allora, prendiamo quattro fettine di bacon di quello per fare la colazione, diciamo, o di pancetta affumicata. Quindi utilizzate una pancetta affumicata perché il piatto verrà super. Lo tagliamo così, in maniera sottile, o a quadrucci, o a listarelle, a fiammifero. Adesso in una padella bella calda vado a mettere tutto il bacon, pancetta, chiamatela come volete. Potete sostituire bacon o pancetta con guanciale sicuramente. Allora, per la quantità di pancetta a porzione io suggerisco 70 grammi. Quindi 70 grammi a porzione di pancetta vi vanno a creare una super base in padella per avere un super piatto. Se volete metterne di meno, ovviamente ne potete mettere di meno. Però con 70 grammi evitate anche di mettere il sale nell'acqua, assolutamente, perché poi c'è il pecorino. Allora, adesso la pancetta è bella croccante, io tolgo la metà e la metto da parte. L'altra la lascio in padella e metto 100 grammi di piselli, potete usare quelli congelati, quelli in barattolo, quelli freschi, come volete. 100 grammi di piselli, così, accompagnati da un po' di cipolla rossa. Diciamo 10 grammi, non tantissimo, e facciamo cucinare a fuoco medio tutto quanto insieme fino a che la cipolla non è bella appassita e i piselli non hanno preso il sapore della pancetta. La cipolla non mettetela prima perché altrimenti prima che diventa croccante la pancetta si va a bruciare, quindi si mette insieme ai piselli, così che otteniamo una cipolla bella appassita e soffice da masticare, non bruciata, non amara. Una volta che metto i piselli non metto sale perché la quantità del grasso della pancetta mi va a salare perfettamente tutto. Mentre che pancetta e piselli fanno amicizia, vado a preparare il pecorino, metto un po' di acqua di cottura della pasta e inizio a frustacchiare con la frusta, appunto. Metto altra acqua perché questa non è sufficiente e faccio giro, giro, giro fino ad ottenere un impasto bello di pecorino, di quello che ci piace. Se vedete che l'acqua non è sufficiente, ne mettete altra, senza nessun problema. La cosa importante è frustare bene fino ad ottenere una crema più liscia possibile. O se volete potete usare anche il frullatore, quello elettrico ad immersione. Eccola qua, ci siamo. Guardate quanto è ricca la padella per una porzione di pasta. Deve essere bello condito. Ovviamente potete anche mettere la metà, ma non avrete lo stesso risultato che ho io in questa ricetta. Adesso, come sempre, mancano 2 minuti di fine cottura della pasta e passo la pasta nella salsa, così insieme ai piselli, insieme alla pancetta. Ho utilizzato i fusilli perché è un tipo di pasta che io adoro. Voi mettete tutto ciò che volete, anche mezze maniche, potete farlo anche con gli spaghetti se vogliamo. Metto un po' di acqua di cottura per gli ultimi 2 minuti, alzo la fiamma e si va a cucinare tutto quanto insieme. Allora, a questo punto la pasta è cotta, ok? Si è cucinata molto bene, è entrata dentro la salsa. Guardate, quando la pasta è lucida, vuol dire che ha fatto amicizia alla perfezione insieme a tutta la salsa. Vado a mettere una bella spolverata di prezzemolo tagliato al coltello, così. Ah, che bello che è! E poi faccio saltare tutto e sentirete poi il prezzemolo, il sapore del prezzemolo a fuoco spento, che si mescola con la salsa e la pasta. È qualcosa che io adoro. Molti lo sottovalutano, ma per me questa è una cosa, è un tocco in più. Infatti ne metto altro perché mi ci piace. Una volta che si è abbassata un po' la temperatura, quindi non stiamo sui 100 gradi, vado a mettere il pecorino dentro la pasta, così. Questa è la crema che abbiamo fatto a mano. Mettiamo tutto quanto dentro, non buttiamo nulla. Ecco qui, e adesso vado a saltare tutto insieme. E qui in pochi secondi poi avremo il risultato super cremoso. Guardate qui, il parmigiano, il pecorino, potete mettere tutto quello che volete, cheddar cheese, auricchio, qualsiasi cosa voi preferite. Questo è un piatto super cremoso, guardate qua, che farà felici sia voi che i vostri bambini, vi assicuro. Adesso andiamo a mettere tutto quanto al piatto, così, perfetto. E sopra ci do una spolverata
di quella pancetta che avevo messo da parte. Wow, spettacolo. Metto un po' di pepe perché io lo adoro. Ultima spolverata di prezzemolo fresco. E questa qui è la mia pasta con pancetta, piselli e pecorino. Allora, cuccioli belli, eccoci qui. Entriamo come sempre nel piatto, entriamo nella creazione appena compiuta e io vi assicuro che questo viaggio è un viaggio molto interessante, un viaggio che piace e piacerà a tanti di voi. Auguri a figli maschi! Mamma mia, che roba, ragazzi! Veramente spesa minima per avere un piatto che è spettacolare, veramente spettacolare. Ripeto, potete sostituire il formaggio con qualsiasi formaggio a voi piaccia, pure con i formaggini, anche col Philadelphia, tutto ciò che volete. Certo è che il pecorino è una parte importante, eh. Vi dico, rifate questa ricetta qui, se non avete capito qualcosa chiedete e io vi risponderò sempre perché io rispondo sempre. Alla prossima, cuccioli!